Regione e ASL facciano chiarezza sul caso dell'ospedale Maresca. Ieri al Consiglio Comunale monotematico di Torre del Greco è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi. In questo momento di emergenza sanitaria bisogna potenziare e non smantellare gli ospedali. Manca una sanità di prossimità, ha sottolineato. Credo che sia nostro dovere come Lega di prendere l'impegno di riportare la tensione sana, non tensione polemica, di questo territorio rispetto al tema, chiedere all'amministrazione regionale di assumersi la responsabilità, innanzitutto di chiarire quello che sta accadendo, perché mi sembra che al di là di ogni cosa la vera questione sia essenzialmente quello che, se persino l'amministrazione comunale, se persino i consigli comunali di Torre non hanno contezza di quello che sta accadendo rispetto al presidio ospedaliero del Maresca, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona e non è tempo di segreti, non è tempo di uomini sopra il comando, non è tempo di giochi nascosti. C'è bisogno di chiarezza da parte dell'amministrazione regionale, da parte dell'ASL competente, per capire esattamente che cosa succede, perché sia chiaro quello che si vuole fare e tutti possano saperlo prima. Non è mancato l'impegno di portare il caso Maresca all'attenzione del Presidente della Giunta con un'interrogazione. Siamo pronti ad un'azione corale che vada oltre i colori politici. Quando è in ballo la salute e il futuro di una comunità, ha concluso Nappi, bisogna fare gioco di squadra. In secondo luogo credo che sia il tema centrale del nostro impegno, sia quello di portare la questione dell'ospedale Maresca e in generale la possibilità della sanità di prossimità in un contesto regionale. Ci prendiamo l'impegno di portare la questione, solleveremo nei prossimi giorni un'interrogazione al Presidente della Giunta per capire esattamente che cosa sta accadendo, raccogliendo i lavori di stamattina, e soprattutto valuteremo le condizioni per poter chiedere anche un consiglio monotematico su questo tema. Credo che l'impegno di stamattina e la presenza di stamattina è funzionale a costruire con questo consiglio, con gli amici che vi siedono, l'impegno a un'azione comune che vogliamo tradurre, anche secondo quelli che saranno i risultati dei lavori odierni, in un'azione corale che, e questo è importante dirlo, deve andare oltre le parti politiche. Mi hanno segnalato alcune assenze, me ne dispiace, perché credo che qui sia un tema che appartiene a tutti e rispetto a questo abbiamo bisogno ovviamente di un'azione che tenga dentro a tutti i livelli maggioranza e opposizione. Quando è in ballo la salute, quando è in ballo il futuro di una comunità, bisogna avere la capacità e la determinazione di agire in questa direzione. Ancora una volta questa amministrazione non resterà né ferma né inerme, avendo tutte le necessarie vie e le dovute procedure istituzionali per cercare di restituire la dovuta dignità al presidio ospedaliero della città di Torre del Greco. Per questo, signor Presidente, voglio concludere il mio intervento con questo preciso invito che rivolgo all'intera Assisi. Innanzitutto auspico la redazione di un verbale a fine dei lavori del Consiglio, come altri consiglieri hanno chiesto, con un documento di intenti del quale possa farmi portavoce con i dovuti e deputati enti sovracomunali. Poi vorrei invitare a replicare questa buona prassi dei consigli monotematici, ma non soltanto quando ci sono evidenti criticità ed emergenze, da calendarizzare nei diversi in modo periodico per affrontare in modo costruttivo di volta in volta diverse problematiche per le quali offrire ai cittadini torinesi le giuste dovute soluzioni. Dopo l'intervento in chiusura del sindaco Giovanni Palomba, praticamente assente in aula per quasi tutta la durata del dibattito, i lavori si sono chiusi affidando alla seconda commissione consiliare il compito di sintetizzare le proposte emerse con un documento che sarà inviato al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Un copione già visto negli anni che, nonostante le mobilitazioni di associazioni e comitati, non ha portato ad oggi a risultati concreti per la collettività, che ancora oggi chiede a gran voce un ospedale.